tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e oggi sono tornato con un nuovo video creativo. E sì, ragazzi, oggi ricreeremo insieme un simbolo di The Sims da davvero tantissimi anni, cioè il coniglio da congelatore, il freezer Bunny. E sì, diciamo che nella saga di The Sims l'abbiamo visto un po' in tutte le salse, e oggi lo ricreeremo insieme con il Fimo. Io nel frattempo vi ho messo sullo schermo qualche creazione che ho fatto in questo periodo in cui non ho portato video sul Fimo, ad esempio questo fiorellino, ma anche questo unicorno che ho fatto con il Fimo di Tiger. Devo dire che in questo periodo ho provato anche la pasta polimerica di Tiger e devo dire che è ottima, quindi secondo me potete utilizzare anche questa perché è anche più economica, quindi va benissimo anche quella di Tiger. Ma adesso andiamo a vedere un pochettino quali sono i materiali necessari per creare questo coniglio da congelatore, questo freezer bunny. Allora, intanto ci serviranno due tonalità di rosa. Io per fare queste tonalità di rosa, uno più scuro, uno più chiaro, ho utilizzato il numero 22 framboise. Ho fatto per la pallina più piccola, ho semplicemente utilizzato il fimo normale, mentre per quella rosa chiaro ho utilizzato un po' di fimo bianco, quindi ho mischiato un pochettino i colori per renderlo un pochettino più chiaro, perché la differenza si deve vedere. Poi un altro materiale che ci serve è il fimo nero, giusto per fare qualche dettaglio, quindi proprio occhietti, bocca, veramente serve pochissimo. E poi il fimo bianco per fare sempre gli occhi del nostro freezer bunny. Come fimo ci servono solamente queste cose, poi ovviamente sarà molto utile per il nostro coniglio da congelatore il mattarello, anche il dotter che può essere molto utile, e poi vi consiglio sempre i guanti per il fimo bianco. E va bene, quindi questi sono i materiali necessari per creare questo freezer bunny. E diciamo, vi voglio dare anche una piccola curiosità: io per fare questo fimo rosa ci ho perso tantissimo tempo, perché guardate il mio fimo com'è. Cioè, è durissimo, è una pietra. Se io lo lancio a qualcuno, veramente si fa male. Quindi io vi consiglio, se avete anche voi il fimo secco come me, infatti ci ho perso, penso, almeno mezz'ora. Comunque, io per ammorbidirlo ho utilizzato il soft mix della Cernit, sì, questo qua, che fa i miracoli, effettivamente lo ammorbidisce. E poi ho utilizzato il fimo liquid, quindi questo mix mi è servito per ammorbidire queste palline di fimo, che ovviamente già ho ammorbidito per il tutorial, perché altrimenti avrei perso 2 ore qua davanti al video. Perfetto, quindi adesso direi che possiamo subito iniziare e partiamo proprio dalla pallina di fimo rosa chiaro. E sì, quello che dobbiamo fare ovviamente è seguire il disegno. Come sappiamo, il freezer bunny è molto semplice, è una cosa non troppo complicata, quindi la possiamo ricreare tutti, tra chi è proprio alle prime armi, ma anche chi è più bravo. Quindi, insomma, io direi di partire. Prendiamo la nostra pallina di fimo rosa chiaro, che ovviamente sarà la base del nostro coniglio da congelatore, e possiamo cominciare a stenderla. Quindi prendiamo il nostro mattarello e cominciamo un po' a stenderla. Ed eccoci qui con il nostro panetto di fimo rosa chiaro steso. Adesso quello che dobbiamo fare è semplicemente fare il disegno del coniglio da congelatore su questo pezzettino di rosa, effettivamente, per poi poterlo ritagliare completamente. Adesso, noi sappiamo che il coniglio è effettivamente un quadrato con braccia molto molto piccoline, devo dire, e poi anche con le orecchie completamente squadrate, quindi nemmeno un po' arrotondate, niente. È un disegno parecchio stilizzato, effettivamente quello che ci hanno fatto sempre conoscere quelli di The Sims, quindi anche noi dobbiamo fare una cosa non troppo complicata. In questo caso, per facilitarvi, vi consiglio anche di utilizzare un righello, sì, può sembrare ridicolo, però può essere veramente utile per fare il disegno del nostro coniglio da congelatore. Ad esempio, io voglio fare un coniglio da congelatore che prenda 3 centimetri. In questa maniera non sbaglio nel disegno e non sbaglio nemmeno col taglierino. Quindi, se volete, utilizzate anche una squadretta che secondo me può esservi molto d'aiuto. Di larghezza io farò 3 centimetri, mentre di lunghezza farò di 4. Ed ecco qui, come vedete, abbiamo fatto un bel quadrato perfetto. Effettivamente, adesso tocca alle orecchie. Io sto facendo i pezzi separatamente e poi li uniremo insieme. Voi potete fare quello che volete, potete anche fare direttamente la forma senza fare effettivamente la cosa a pezzi. Io mi trovo meglio però in questa maniera. Ed
Ed ecco qui ciò che ho ritagliato nel mio panetto di Fimorosa. Adesso staccherò tutto e uniamo ovviamente insieme, facciamo delle piccole modifiche, perché ovviamente così non è proprio un coniglio da congelatore. Ed ecco qui i pezzi del nostro freezer bunny, quindi del nostro coniglio da congelatore. Ovviamente adesso sono super iper mega squadrati, le orecchie non sono perfette. Adesso facciamo le ultime modifiche. Ed ecco qui, come vedete già ho continuato a rifinire il nostro coniglio da congelatore. Come vedete ho tagliato gli eccessi che erano presenti sulle orecchie, anche le braccia le ho fatte molto più piccole. Adesso sono molto meglio rispetto a prima, e anche ovviamente il corpo, sto cercando di renderlo squadrato ma non troppo. Una cosa che poi dobbiamo fare è anche fare così, come vedete, col dito, come sto facendo io qui in basso, perché il coniglio da congelatore è fatto proprio in questa maniera, quindi ha, diciamo, le gambe fatte proprio così. Quindi cerchiamo anche di fare la parte delle gambe del nostro coniglio. Come vedete già sta prendendo forma, sono davvero contento, guardate che sfizioso. Ok, quindi stiamo facendo anche la parte di sotto. Perfetto, adesso che abbiamo fatto anche la parte di sotto, io direi di unire tutte le parti, uniamole tutte insieme, così creiamo effettivamente un'unica cosa. Ed eccolo finalmente qui il nostro coniglietto da congelatore con una bella forma. Eh sì, ho unito tutto, diciamo che sono stato parecchio tempo a rifinire alcuni dettagli, anche perché le orecchie si erano un po' arrotondate, quindi le ho di nuovo tagliate con il mio amico taglierino. Sì, diciamo che anche il taglierino è un materiale necessario per questo tutorial, perché altrimenti non si possono tagliare varie parti del coniglietto. Come vedete poi adesso qua è super iper mega liscio, anche perché l'ho capovolto. Noi prima l'avevamo fatto da questa parte e io l'ho capovolto, così è completamente uniforme. Perfetto, adesso che il nostro coniglietto è uniforme, quello che dobbiamo fare adesso è dedicarci alle orecchie, e quindi alla scanalatura delle orecchie effettivamente, che sarebbe quella lì che va riempita poi con il colore più scuro, che sarebbe questo qui. Allora, quello che dobbiamo fare è semplicemente prendere le orecchie e fare una proprio un solco grazie al nostro dotter. Quindi noi prendiamo qui e facciamo proprio un solco. Va bene, quindi ecco qui i nostri due solchi. Ovviamente non devono essere super iper mega precisi, perché devono essere comunque un punto di riferimento per effettivamente la nostra creazione. Adesso prendiamo il nostro Fimo rosa un po' più scuro. Io ho preso proprio questa pallina piccola piccola di Fimo rosa più scuretto. Adesso sempre con il nostro mattarello la andiamo a stendere, perché poi dobbiamo nuovamente fare con il taglierino la stessa procedura che abbiamo fatto prima. Cioè dobbiamo ritagliare due rettangolini per ovviamente inserirli sopra le orecchie. Ed ecco qui i due rettangolini di cui vi parlavo prima. Eccoli qua, finalmente li abbiamo ritagliati. Adesso dobbiamo semplicemente aggiungerli sopra le orecchie del nostro coniglio da congelatore. Ecco qui il primo ed il secondo. Perfetto, quindi già il nostro coniglio da congelatore sta prendendo forma. Io vi consiglio comunque di prendere, se l'avete, se avete la disponibilità di questo colore, effettivamente di prendere due colori che abbiano effettivamente, che siano più differenti. Io purtroppo non avevo questa differenza di colore così eccessiva, però comunque la differenza di colore si vede. Se avete qualcosa ed è ancora più chiaro rispetto a quello che ho io, effettivamente è molto meglio. Basta che si vede la differenza di colore. Ok, adesso andiamo quindi ai piccoli artigli che ha sulle zampe. Prendiamo proprio una pallina minuscola di Fimo rosa scuro, come quello lì delle orecchie.
Lo facciamo a forma di mini salsicciotto e poi lo ritagliamo in quattro. In questa maniera faremo i quattro artigli del nostro coniglio da congelatore. Ed eccoli qui, come vedete questi quattro artigli sono veramente minuscoli. Adesso li possiamo andare ad inserire nella nostra creazione. Ed ecco qui, gli artigli in realtà quasi non si notano, però comunque è un piccolo dettaglio che secondo me ci sta benissimo. Adesso che cosa ci rimane da fare? Ci rimangono solamente da fare gli occhietti con il musetto. Quindi adesso tocca al filo bianco e ci tocca mettere i guanti. Ed eccomi qui con i guanti, ho inserito i guanti, ovviamente non sono obbligatori con il fimo, però vi consiglio di metterli con il fimo bianco perché il fimo bianco si sporca subito, veramente è una cosa incredibile, già il fimo attira la polvere, quello bianco, nemmeno il tempo di guardarlo 2 secondi che già l'avete visto sporco, proprio ve lo dico sinceramente. Quindi prendiamo proprio un pezzo piccolino, io prendo proprio una cosa del genere, adesso lo devo un attimo ammorbidire perché come vi ho detto il mio fimo è diventato un po' una pietra, purtroppo i 3 anni di fimo si fanno sentire, adesso lo ammorbidisco un attimo e poi facciamo gli occhietti. Ed ecco qui anche il fimo bianco ammorbidito, adesso quello che dobbiamo fare è fare i 2 occhietti e gli occhietti del coniglio congelatore non sono simmetrici, nel senso che uno è più grande e uno è più piccolino, quindi adesso divido la mia pallina in 2 e cercherò di farne uno più grande e uno più piccolino. Ed ecco qui ragazzi, ho fatto le 2 palline di fimo bianco, come vedete in realtà già si vede che è il coniglio da congelatore, l'occhio più grande va a destra mentre quello più piccolo effettivamente va a sinistra. Adesso ho creato le 2 palline, semplicemente facciamo aderire i nostri occhi sul coniglietto da congelatore. Ed eccolo qui ragazzi, guardate che sfizioso, a me piace tantissimo. Eccolo qui, guardate, già si riconosce il nostro piccolo coniglio dei suoi 2 occhioni, uno più piccolo e uno più grande. Adesso che abbiamo anche gli occhi, uno più grande e uno più piccolo, non ci resta che fare il nasino. Adesso mi posso rimuovere i guanti perché il fumo bianco non ci serve più. Allora, intanto dobbiamo fare il nasino. Per il nasino dobbiamo riutilizzare il nostro fimo framboise, quindi questo qua un pochettino più scuretto. Ovviamente va benissimo questa cosa minuscola che ho preso io in mano. Veramente serve una cosa minuscola perché il nasino non deve essere chissà quanto grande. Ed ecco qui il minuscolo nasino che ho fatto per il nostro coniglietto. Lo aggiungiamo alla creazione. Ecco qui, guardate come sta prendendo forma. Eccolo qui, adesso dobbiamo semplicemente prendere il fimo nero e poi abbiamo completato. Quindi prendiamo la nostra pallina di fimo nero che vi ho fatto vedere proprio all'inizio video. Dobbiamo fare intanto 2 palline minuscole come le abbiamo fatte prima per gli altri minuscoli dettagli per fare i 2 occhietti. Ovviamente gli occhietti non sono in stile kawaii, non sono in stile strano, ma sono semplicemente 2 cerchietti neri. E poi abbiamo anche la bocca che ha una forma molto particolare, adesso vedremo di farlo ovviamente aiutandoci con un dotter. Ed ecco qui anche i 2 occhietti, adesso li facciamo aderire come sempre. Adesso quello che dobbiamo fare è fare un minuscolo salsicciotto come ho fatto prima con il fimo framboise e dobbiamo semplicemente aggiungerlo da sotto al naso perché effettivamente è come se avesse dei baffetti il nostro coniglio da congelatore. Quindi tagliamo 2 pezzettini veramente minuscoli, nemmeno si devono vedere in pratica. Ed ecco qui ragazzi, abbiamo completato il nostro coniglietto da congelatore. Facciamo aderire anche la bocca. Come vedete ho dovuto prendere proprio una parte minuscola di fimo nero e con molta attenzione, anche un po' con la lente di ingrandimento, in pratica sono riuscito anche a fare la bocca. Devo dire che sono davvero
soddisfatto del risultato finale e adesso ovviamente non ci rimane altro che andarlo a cuocere. Adesso in realtà ha un aspetto un po' lucido, ma dopo la cottura verrà opaco e secondo me l'effetto sarà molto migliore. Quindi adesso lo andiamo a cuocere. Ovviamente le istruzioni dei nostri panetti ci dicono di andarlo a cuocere per mezz'ora. Le mie creazioni si bruciano anche in 5 minuti, quindi dovete stare un pochettino vicino al forno e vedete un pochettino quando vedete che si sta cuocendo. Quindi 5 minuti è la media insomma per cuocere questo tipo di creazione, anche perché è veramente molto sottile, quindi va benissimo così. Per il coniglio da congelatore in realtà potremmo anche fare la coda, perché il coniglio da congelatore ha anche la coda, però io decido di non farla. Voi ovviamente siete liberi di fare quello che volete, io sinceramente oggi non la voglio fare, anche perché non voglio fare un portachiavi sinceramente con questa creazione, quindi preferisco non inserire la coda. Perfetto, adesso io vado a cuocere la creazione e ci vediamo dopo la cottura. Ed ecco qui la nostra creazione completata, è appena uscita dal forno. E sì ragazzi, ecco qui il coniglio da congelatore, il freezer bunny di The Sims. E adesso posso aggiungere questa creazione alle altre creazioni di The Sims, cioè il Plum Bob e l'iconcina dei pacchi di The Sims 4 che ho fatto con i Pisla. Devo dire che sono molto soddisfatto, anche perché ci sono voluti pochissimi materiali, ad esempio il fimo rosa, il fimo nero e il fimo bianco. E adesso fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo tutorial, se è stato esaustivo e se rifarete questa creazione. Ovviamente se rifate questa creazione fatemi una foto e taggatemi su Instagram, mandatemela da qualche parte, che sono molto curioso di vedere i risultati delle vostre creazioni. Va bene, quindi direi che per questo video può essere veramente tutto. Vi invito a iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare un like, a condividere del video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, e buone creazioni a tutti.